delle frustrazioni, cioè non riuscire a realizzare quello che noi vogliamo. E questo nasce da che cosa? Nasce da un conflitto, nasce da un conflitto che si può manifestare o con appunto un antagonista, un qualcuno che ci impedisce di realizzare quello che vorremmo realizzare, oppure è un conflitto che sviluppiamo direttamente col nostro oggetto di desiderio. E quando si manifesta questo? Beh, si manifesta quando appunto, quando c'è un antagonista, quando, un antagonista può essere chiunque, persona, cosa, idea che si frappone tra noi e l'oggetto di desiderio. Può essere anche un'idea nostra, può essere anche un pensiero, cioè ad esempio noi vorremmo tanto amare una persona, ma i nostri genitori, l'idea genitoriale, il pensiero genitoriale, che poi potrebbero essere i figli, potrebbero essere gli amici, potrebbero essere i parenti, potrebbe essere il marito, potrebbe essere qualcuno, mi impediscono di andare avanti, cioè sono esigenze istituzionali. Io vorrei tanto poter amare una persona, ma ho due figli e sono sposato. E quindi come faccio? Cioè, è ovvio che uno dice, ma per i figli sacrifichi. Certo, ti sacrifichi per i figli, ma non è che sei contento, no? Perché, come dire, se seguissimo le nostre emozioni, troveremmo una soluzione e andremo da quella persona, no? Però non è così facile farlo, anche perché se poi lo fai e sbagli il tiro, come dire, allora vengono fuori dei pentimenti, ti penti di quello che hai fatto e il pentimento diventa un rimorso, diciamo così, no? Perché ormai la tua famiglia te la sei bruciata e hai il rimorso di aver fatto una cosa che non avresti voluto fare. Ma se invece potresti avere un rimpianto, diciamo così, no? Per non aver fatto qualcosa che invece avresti voluto fare. Ecco, quindi questo, il pentimento nasce sempre quando le cose poi non vanno per il verso giusto, perché tu decidi di stare con i tuoi figli ti fanno girare i coglioni, ti fanno girare le balle. La tisana all'ortica. Ecco quindi che sono situazioni in cui diventa poi molto difficile gestire questa situazione. Ecco quindi che questo è il caso, però potrebbe anche essere il contrario, no? Che tu invece vorresti fare qualcosa, ma non lo fai, segui la ragione di Stato e quindi poi appunto hai tutti questi rimpianti per non aver fatto quella cosa lì quando poi in casa le cose vanno sempre di merda, insomma. Ora, queste situazioni conflittuali, no? Che di fatto ci impediscono di essere liberi di fare quello che ci pare. Cioè, essere liberi vuol dire ti desidero, ti conquisto, ma non è così facile. Poi ci sono anche persone che invece, ad esempio, hanno difficoltà proprio nell'avere un desiderio, nell'avere un obiettivo e tendono a essere un po' apatiche nella vita, no? Quindi anche qua sei libero, ma come dire, c'hai i soldi ma non sai come spendere. Cioè, ecco, questo è più facile da capire. Una cosa è, diciamo, non hai i soldi ma desideri tanto una cosa che però c'è un impedimento, i soldi mancanti che non riesci a comprartela. Dall'altro caso hai i soldi ma non sai cosa comprarti perché nulla ti dà soddisfazione, insomma. Perché dentro di noi esistono due energie che sono una energia introiettante e un'energia proiettante, due energie che sono praticamente al servizio, come dire, del Eros e Thanatos, le due energie fondamentali dell'essere umano, no? L'energia Eros e l'energia Thanatos, l'energia di vita, tra virgolette, l'energia di morte, queste sono, che trascendono un po' la vita e la morte. Qual è l'energia Eros? L'energia Eros è
l'energia che